Pierluigi Porcu, c'è amarezza questa sconfitta dopo un inseguimento, state anche acciuffando Luri, una gara ad inseguire come è capitato con l'Ossese, però questa volta avete avuto diverse occasioni, rimane il rammarico in quel contropiede di Podda, poteva essere il due pari, c'è stato un gran recupero, però li avete un po' messi in difficoltà alla capolista. Ma credo di sì, sicuramente il 3-1 è un risultato troppo pesante, è frutto di alcune disattenzioni nostre. Peccato perché il primo tempo, adesso non so di preciso, ma credo di ricordarmi almeno 3 palle gol nitidissime nostre, una anche loro e poi l'Eurogol di Piga. Secondo tempo siamo partiti bene, loro hanno trovato subito 2-0 su una nostra disattenzione. Però avete fatto subito il 2. Abbiamo riaperto la partita 2-1, poi siamo stati. Abbiamo sbagliato il gol del pareggio e quindi poi alla fine su un calcio d'angolo, diciamo anche inesistente, hanno trovato il 3-1 su un'altra disattenzione nostra. Ecco, infatti voi state a recriminare queste disattenzioni, perché beccate gol su un calcio d'angolo lasciando libero l'uomo al limite dell'area che può stoppare e calciare, e lo stesso nel calcio d'angolo sul primo palo salta non un colpitore di testa per eccellenza. Esatto, quindi facciamo il mea culpa assolutamente, perché la prestazione è stata buona, poteva essere ottima se fossimo usciti con qualche punto da questa partita. Come commenti queste 2 settimane un po' particolari, perché avete ripreso con entusiasmo, con qualche innesto, tu sei rientrato, c'era Bebo Antinori a seguire la squadra, poi questa pandemia ha colpito anche questo allenatore, quindi c'è stato il cambio, è arrivato Busanga. Come avete assorbito questo cambio forzato? Sicuramente è stato un momento particolare, frutto appunto di questa situazione extra calcistica. Dico sempre che noi siamo dei privilegiati, perché ci ritroviamo la domenica e settimana a giocare un campo verde quando tutto il resto è bloccato, quindi voi o non voi dobbiamo solo essere contenti. Certo che appunto che è stata una settimana, 10 giorni un po' particolari, adesso è arrivato mister Busanca, che non lo scopro certo io, e dobbiamo seguirlo in tutto e per tutto. Senti Pierluigi, che prospettive ci sono adesso? Perché da questa gara, magari vincendo, si potevano aprire degli altri scenari. Qui si gioca solo per il primo posto, siete lontanissimi. Sì, credo che sinceramente il discorso primo posto con questa partita, e visto le poche partite rimanenti, vada quasi archiviato. Però questo non ci toglie e dobbiamo dare il massimo in tutte le partite rimanenti e cercare di ottenere il massimo da queste partite. Grazie Pierluigi, in bocca al lupo. Grazie a te.